Bentrovati amici, ma soprattutto amiche del Bike & Raft, a questo appuntamento settimanale con l'analisi del capitolo di One Piece 1051. Sono ancora emozionato, giuro, se vedete la reaction ho pianto come un vitello, sono veramente emozionatissimo. Un capitolo strepitoso che nella sua semplicità non ci racconta niente, qualcosa sì ovviamente, però dico, non porta avanti trame, non porta avanti nulla, è una conclusione di una saga, di una guerra, di un evento mastodontico che assedia questo paese da 20 anni e di più, perché ovviamente Oden se ne andò dal paese quasi 30 anni fa, e finalmente la conclusione, con Momonosuke, finalmente adulto, 28enne, ma come ci dice la didascalia, un omone di 8 anni, perché poi alla fine qui dentro sempre 8 anni ha, che finalmente diventa lo shogun di Wano. Mamma mia, che bello ragazzi, io mi ha emozionato tantissimo, mi ha veramente emozionato tantissimo. Cioè, non saprei neanche che cosa raccontarvi, perché è tutta emotività, è tutta emozione. Sì, posso raccontarvi di Yamato è entrata in ciurma, si è auto inclusa in ciurma, e un po' i Mugiwara un po' straniti la guardano, sì, va bene, ok, sì, evviva. Poi chiaramente Brook e Sanji notano che è una bella donna, e quindi immediatamente, evviva, mentre c'è Jinbe che fa un po' il bastan contrario, in quanto ultimo arrivato, in quanto comunque ha diversi modi di ragionare rispetto ai Mugiwara, deve ancora integrarsi, deve ancora capire un po' come funziona questa ciurma un po' particolare. Cioè, beh, io aspetto un attimo cosa dice il capitano, ma figuriamoci, Luffy è morto, e per adesso non dirà comunque nulla. In ogni caso, Yamato partirà con loro in qualità di Oden Kozuki. Chissà cosa c'è dietro questa scelta di Oden Kozuki, di nuovo, di ribadire, io sono Oden Kozuki, però sono Yamato e partirò con voi in qualità di Oden Kozuki. Come se questa figura dell'Oden Kozuki, come diceva giustamente il Mala, possa essere qualcosa di più nel complessivo. Cioè, non è soltanto io replico ciò che ha fatto Oden, no, e io sono la figura che Oden era nel quadro generale delle cose. Poi Oden sapeva leggere i poneglyph, cosa che fa Robin, eccetera eccetera, però sembra qualcosa in più, non lo so, è ancora un pochino confuso come discorso, punto di domanda, vedremo nei prossimi giorni, nei prossime settimane, giorni in cazzo, se ci saranno chiaramente spiegazioni in merito a questa scelta di Oda di ribadire ennesimamente che Yamato partirà in qualità di Oden insieme ai Mugiwara. È molto simpatico il siparietto di Otama, dove spiega i suoi poteri, quindi il suo potere dura una luna, quindi 28 giorni praticamente, e alla fine di questa luna, fine di questi 28 giorni, colui che ha mangiato il Kibidango e diventa suo servitore può scegliere liberamente se restare suo amico, quindi si è affezionato, quindi sceglie di restare con lei, oppure può andare per la sua strada. Ci sta, nell'ottica di un paese libero dove non ci sono più schiavi né schiavitù né quant'altro, faceva un po' strano ovviamente avere una ragazzina che poteva schiavizzare gli animali col suo dango, qui vita eterna finché lei non moriva o il qualcos'altro succedeva alla persona di turno. Quindi ci sta, mi piace, va bene, ok, sul momento mi era rimasto un po' così nella live, però ragionandoci a mente fredda funziona, va benissimo. Ed è struggente anche la storia di Tama, molto brevemente ovviamente, non è una cosa su cui Oda dedica molte tavole, ma ti fa capire come Tama è arrivata da Tenguyama e a vendere casa. Non che vendeva casa, la sua casa, i casa sono i capelli di paglia giapponesi a forma di cono. Praticamente i suoi genitori sono morti e lei si è trovata costretta a intrecciare paglia per vendere questi capelli e mangiare, finché è arrivato Tenguyama che l'ha presa con sé e praticamente le ha fatto da mentore barra padre. E ci sta, e ci sta. E infine, ovviamente, Momonosuke. Momonosuke che fa questo bellissimo discorso alla nazione, dove praticamente spiega ai suoi cittadini che cosa è successo, perché è successo, quando è successo, e gli enuncia finalmente che sono liberi dal giogo di Kaido e Orochi dopo più di 20 anni di soprusi, perché non sono solo 20 anni, sono praticamente quasi 28, 30 anni, perché Orochi, ricordiamolo, è diventato shogun
quando Oden era già partito, e Oden è partito circa 30 anni fa, quindi sono 30 anni che Orochi rompe i maroni. E per 30 anni loro hanno dovuto sorbirsi l'egemonia di questo personaggio losco, e per 25 anni poi anche Kaido nel paese. Finalmente sono liberi. Finalmente sono liberi. E questo bellissimo Momonosuke adulto, con la chioma lunga come il padre, il volto fiero, con questo bellissimo kimono che sicuramente gliel'avrà dato Kinemon con il suo potere, prende finalmente il posto che gli spetta per diritto di nascita e per qualcos'altro. Perché poi io potrei anche aver sovrainteso le descrizioni, le cose, perché ovviamente poi la testa viaggia e vuole risposte, risposte che probabilmente adesso non abbiamo ancora. Ma nel momento in cui la voce narrante, il narratore onnisciente mi dice, e così venne alla luce il famoso shogun del paese di Wano, Kozuki Momonosuke, che in tempi successivi fece parlare di sé in lungo e in largo. Ecco, sicuramente il paese di Wano, lo sappiamo, ha qualcosa a che fare con la storia nascosta, quei 100 anni di vuoto, con la storia inenarrabile, visto che furono loro a incidere i poneglyph con i caratteri antichi, su cui è raccontata la storia che non va raccontata. E se io continuo a batter la lingua su quel dente dolente, dove penso e ritengo che il paese di Wano possa essere strettamente correlato, questo regno perduto di 800 anni fa, ci sarà un motivo, porca miseria. Perché se noi guardiamo tutta la storia di Rufy e Momo, dal momento in cui si incontrano nel capitolo 680, 4 giù di lì, il loro rapporto è sempre stato molto molto stretto. Hanno creato un rapporto incredibile, come se loro veramente fossero due persone che hanno bisogno l'uno dell'altro, e quasi più Momonosuke di Rufy che Rufy di Momonosuke, perché Momonosuke è cresciuto letteralmente grazie a Shinobu, ma la sua mente è diventata più adulta, più matura, benché chiaramente sia quella di un bambino di 8 anni, grazie a Rufy. Rufy che lo ha trattato come suo pari fin dal primo momento. Ricordiamoci all'inizio, quando loro capiscono effettivamente di essere entrambi umani, perché Rufy pensava fosse un'anguilla, litigavano, no? Sul loro sogno. Ah, io diventerò dei pirati, ma vai al diavolo, allora io diventerò lo shogun di Wano, gli diceva Momo. Noi non capivamo ovviamente i tempi che potesse essere serio quel piccolo nanerottolo schifoso, e invece era serio, e Rufy comunque lo trattava da suo pari, diceva ma sì, ma tu qua là non puoi far così, se sei una persona comunque importante non puoi trattarti così, non devi pensarti come se fossi inutile. Viene ribadito anche in questo capitolo, e gli dice: sei qui solo per decorazione, Momo, sei una marionetta, sei lì per nulla, cioè tu sei qualcuno di importante, non sei uno stronzo a caso, non sei l'ultimo degli arrivati, non puoi aver paura di tutto, non puoi, devi credere in te stesso, devi credere in ciò che sei, in ciò che sarai, devi credere nella tua famiglia, nei tuoi valori, nelle tue cose. E Momo pian pianino cresce, capisce, cerca di emulare questo personaggio, questo Joy Boy, questo portatore di libertà, questo portatore di distruzione che libera il mondo dalla schiavitù. Momonosuke che alla fine riesce ad arrivare al suo goal, perché chiaramente ora essere shogun di Wano era ciò per cui lui era destinato, ma sappiamo che c'è altro. Momo non deve morire per qualcos'altro. Momo sa parlare con Zunesha per qualcosa. Yamato ce lo dice nel 1041. Ah, quindi Oden aveva ragione. Tu puoi parlare con Zoro. C'è qualcosa. C'è qualcosa di molto grande dietro. E io penso che possa essere legato al fatto che lo shogun di Wano un tempo poteva essere il re, il sovrano di questo regno. Magari mi sbaglio, e potrei sbagliarmi 100.000 volte. È un'ipotesi, come tante se ne fanno ovviamente. Ma in ogni caso, Momonosuke è strettamente correlato a Rufy. Così come probabilmente lo era Joy Boy con il passato shogun di Wano. E chissà che un tempo antico, molto antico, Nika non era strettamente correlato con il dio della luna. Chi lo sa che cosa c'è dietro? Questa storia sembra ripetersi da tanto, tanto tempo. Troppo. E deve chiudersi. Deve chiudersi. E noi, con questo capitolo, siamo quasi arrivati all'epilogo di questa storia.
questo capitolo 1051 veramente è una pietra tombale. Non è un capitolo sicuramente dove si può dire appunto che si è scoperto chissà che cosa, era tutto scontato e ovvio, Yamato in ciurma, Momo Shogun, ma è così emotivamente bello e giusto che è perfetto così. E adesso c'è il prossimo capitolo. Che cosa succederà? Totale blackout per quanto mi riguarda. Non ho assolutamente idea di cosa possa succedere. Cioè, le idee ne ho parecchie, tante. Il punto è che cosa può succedere effettivamente. Leggeranno i poneglyph, ci saranno rivelazioni, vedremo il governo mondiale, vedremo l'esterno, vedremo qualcos'altro, Kaido e Big Mom che non sono morti e fanno qualcosa, ci sarà il sole che sorge. E poi, una volta che avremo concluso questo arco di Wano, come si muoveranno i Mugiwara? Perché andranno via? Dove andranno? Nel Warland con i giganti? Ci sarà Teach? Ci sarà Shanks? Che cazzo ci sarà, ragazzi? Io sono veramente iper confuso e sono in hype atroce per il prossimo. Atroce, atroce, veramente atroce. Fatemi sapere le vostre considerazioni su questo capitolo 1051. Purtroppo non vi ho raccontato chissà che, ma non c'è niente da raccontare, perché è bello da leggere, da goderselo, ed è in prospettiva del futuro, ovviamente. Fatemi sapere la vostra, cosa vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto, perché vi è piaciuto, perché non vi è piaciuto. Perché ci sta, ovviamente, che non possa essere piaciuto. Io vi rimetto voi, fate i bravi, divertitevi e alla prossima. Ciao bimbi.